posizione appropriata. Tutto il contrario per il Chieti, uscito scortatissimo a caccia di protagonisti da insultare. Non c'è più pace per pace, subissato di improperi balestrieri, reo di aver fallito le ennesime occasioni, bomber sicuro ancora all'asciutto, ci va di mezzo pure Buccilli che non ha ancora preso provvedimenti, secondo un pubblico, nero-verde, inferocito oltre l'oscurità. Pubblico che, va detto subito, ha tutte le ragioni del caso a prendersela con una squadra che non va. Squadra che dopo una mezz'oretta decente fa naufragio e nella ripresa, in superiorità numerica, non propone più nulla, anzi rischia e Florinvi si rammaricherà di non aver vinto. La nota più bella viene dall'assenza totale di incidenti alla vigilia temutissimi. Complimenti a tutti, in particolare alle spiegatissime forze dell'ordine. Ordine che non c'è in seno al Chieti. Se Lanciano, pur senza il pezzo forte arancio, vanta un'impostazione tattica invidiabile e una gestione saggia del match, l'undici Paciano lamenta la solita inconcludenza, l'approssimazione ispirativa, la fluidità della manovra che solo per episodi dà sfogo al bel calcio. È una squadra che spesso tentenna, non sa a chi affidarsi, vanifica qualche incursione sulle fasce con traversoni centrali, dove sparaci e balestrieri a centimetri sono quelli che sono, senza colpe, per carità. Incaponirsi in tal senso è assolutamente stolido. Il match si apre con lo champagne, frizzantissimo. Già al terzo lo stupendo gol di Paoloni da rivedere e gustare. Il Chieti non ci sta, è tonico, aggressivo persino. L'errore difensivo è presto emendato al sesto. Contini, tra i pochi da salvare, pennella dall'angolo per l'incornata perfetta di Battisti. 1-1. Le due reti consigliano prudenza, così c'è equilibrio. Il Chieti non dispiace, vuole vincere, ma il Lanciano non molla mai. Al 23esimo tenta Gabrieli su angolo di Grosso, Pisano non si scompone. Al 25esimo Grosso la fa grossa. Contini rimette a centro area, qualcuno in rosso-nero si distrae, Grosso manca a porta vuota. 26esimo cross dinunziato per Fermanelli che rovescia alzando troppo. Riprova Maluccio al 32esimo, l'altro ex Leone dal limite. La gara sembra sopita e invece al 38esimo Contini, sul filo dell'offside che non c'è, libera deliziosamente Balestrieri che combina un pastrocchio. Da due passi chiude con non bene e debolmente Nunziato su Musaro al 42esimo. Ripresa, partenza sì dei Frentani, prima con Marchetti, salva Battisti, poi con Nunziato il cui bolide è ribattuto dal solito San Musarra. Al terzo il Chieti reclama il rigore, cross di Battisti, forse Menna tocca con la mano. Al settimo Vitali si fa banalmente spellere per un fallaccio gratuito su Contini. Appena dopo c'è un maninetto di Buratti che Carrer clamorosamente ignora. E Chieti con uno in più non approfitta, al 14esimo Balestrieri di testa colpisce flebilmente. Al 17esimo Fermanelli libera Leone che se ne va sulla sinistra ma chiude sull'esterno. 22esimo serpentina di Sparacio, invito d'oro per Balestrieri che sbaglia ancora. Alla mezz'ora ultimo brivido, punizione studiata di Leone per Fermanelli che ha il tempo di girarsi e spedire in rete il diagonale che Battisti sulla linea sventa. Reclama solo il Lanciano per un fallo su Di Loreto. In coda, infine, espulso pure Contini, ma quasi nessuno ci fa caso. I tifosi del Chieti hanno altro a cui pensare. Ma non era cominciata male questa partita qua, nonostante il gol, perché abbiamo reagito, ci siamo poi andati a vuota davanti al portiere. Poi nel momento che abbiamo giocato 10 contro 11, tutto è scomparso, non lo so, giocatore sulle gambe, prevedibile, partiamo per lanciare le gambe e permettiamo a Lanciano di andare in porta. Lanciano ha fatto una grossa partita. E purtroppo io me l'aspettavo perché diciamo loro hanno un grosso tecnico che ci conosce, ci ha visto per parecchie volte, è venuto a vedere la partita a Francaville, ci conosceva già dall'anno scorso e magari sai i problemi nostri e lui ti affonda la lama dove è tu la piaga. Restare in inferiorità numerica non fa piacere a nessuno, però l'epilogo, il risultato è giusto, nonostante ci siano stati momenti da una parte e dall'altra, il derby è questo, bisogna accettare così come viene. A me la mia squadra è piaciuta perché si è impegnata, ha dato fondo alle proprie energie nonostante avessero giocato in 10 e quindi siamo soddisfatti.